Salve a tutti ragazzi, sono Tomas, che siamo uno di questo nuovo episodio di Minecraft. Bentornati in questo nuovo episodio, finalmente vi farò vedere le mie mod che sto utilizzando nella mia serie e poi ovviamente andremo avanti con l'episodio. Quindi, sono queste segnate qua, i nomi sono questi: Acquire Addition, Advanced Rocketry, hai due staff, hai due Wireless Terminal Library, Age of Weapons, Apple Skin, Apple Energistic 2, Armor Plus, Roma 1927 Core, 1927 Dimensional Reward, Atom, Return to the Sand, Base, Baubles, BDLib, Better FPS, Bonsai 3, Bookshelf, Brandon Score, e vi dico, oltre a Better FPS c'è anche l'Optifine, ma non è segnata qua. Brandon Score, Core Updater, Buildcraft, Chad Killer Staff, Charmeleon, Chicken Chunks 1.8, Chickens, Chisel, Classic Combat, Clamps, Cold Chicken, ce ne sono un botto, eh. Cold Chicken, Ore, Ward, Colitra, Compact Drawer, Connected Texture, Construct Normal, Controller, Craft Tweaker, Custom Main Menu, CXL, CX Library, Domain Indication Mod, Dark Utilities, Draconis Evolution, Lect Core, Enchanting Plus, Enchantment Description, End Metals, Ender Born, Ender Crops, Ender Io, Ender Io Energy, Ender Ore, Ender Storage 1.8.più, cioè Ender Zoo, poi Ender Core, Ender Tanks, Energy Converter, Engineer Doors, Equal Dragons, Evil Notch Lib, Ex Compressum, Exhausting Birds, Extra Bow, Extra Golem, Extra Utility, Extra Chests, Fast Ladder Climbing, questo è molto importante, ci fa arrampicare le scale più velocemente. Fast Workbench, Foam Fix, Food Expansion, FTP Library, Full Screen Window and Borderless for Minecraft, Growball, Storage Chests, Guida API, Hammer, Hunting Dimension, Hyla, Item Render Reborn, Illagers più, che questo non ricordo che cazzo sia in realtà. Immersive Engineer, Instant Unity, Inventor Twix, Iron Backpack, Iron Chest, Iron Tanks, J Villagers, Journey Map, J No Energistic, J No Day Items, J No Resources, Lapis Sane Enchanting Table, Labyrex, Lib Vulpes, Magic Crops, Malesis Core, Malesis Door, Mantle, MC, GTA Lib, Mechanism, Mechanism Generator, Mechanism Tool, Mercurius, Mike's Mod Library, Milliner, poi tutta espansione per la Milliner. Sono semplicemente per ogni civiltà. MMD Overspawn, MMD Lib, Mod Tweaker, More Chicken, More Furnace, Mouse Tweak, Netherrex, MT Lib, Not Another Roof, Not Another ID, Ocean Floor, Clay, Sand and Dirt, Ore Excavation Integration, Password Library, non so che cazzo sia questa. Patchouli, Pillagers, Pirate, Placebo, Portal Craft, Progressive Bosses, Quantum Flux, Reborn Core, Redstone Flux, Refine Storage, Resource Loader, Spawnable Pet, così finito, eh. RFT Tools, Roguelike Dungeon, Roost, Ruins, Shadowfax, Forgeline, questo non so che sia, non mi ricordo, però sono tutte cose che servono, è una mod core, quindi serve per far funzionare altre mod. Mi fa male la gola, cazzo. Six Spawner, Simple Harvest, Simple Light, Sky Bonsai, Sky Lorecard, Storage Drawer, Storage Drawer Extra, Super Sound Muffler, Tamacraft, Erebus, Twilight Forest, The Dragon Lib, Thermal Cultivation, Thermal Dynamic, Thermal Expansion, Thermal Foundation, Thermal Innovation, Tinker IO, impuntato, vuol dire Tinker Construct, Tinker Complement, Tinker Tool Leveling, Tiny Mob Farm, Tiny Progression, Trample Stopper, Trickapitator Updated, Non Edict, Valkyrie Lib, Village in Pillage, Village in Village, va bene. Wanyun Lib, Water Strainer, Wawla, Wolf, Armor and Storage, Yabba. È a posto, sì. Perfetto. Quindi ragazzi, queste sono tutte le mod che abbiamo nella nostra serie. Possiamo finalmente passare a giocare. Eccoci qua, siamo nel nostro mondo appena caricato, quindi scatterà di brutto. Maialino di merda. Allora, eccoci qua. Qui abbiamo sempre quel problema del petrolio, ma dovremmo riuscire a risolverlo. E adesso diamo un'occhiata a come fare la casa. Oggi non costruiremo una casa, ma sicuramente prenderemo solo materiali e cominceremo a impostare qualcosina, sicuramente. Vediamo la mappa qui, dove... No. Sì, possiamo modellarlo e secondo me viene davvero molto bello, eh.
modelliamo come Mediterranea, direi che possiamo fare che questo sia il canale di Suez e questo è Gibilterra, quindi noi dovremmo fare la casa qui. È giustissimo questo punto. Quindi mettiamo pure il punto qua della nostra casa. Quindi nuovo punto rosso. Casa. Ed è bellissimo così. Poi ovviamente andremo a scavare tutto per modellarlo al meglio possibile. Poi andiamo ad scavare in realtà qui lo stretto di Gibilterra, quando in realtà non dovrebbe essere scavato, però. Va bene, abbiamo un sacco di tipi di uccelli diversi, guardate. Chissà se posso addomesticare. Sicuramente posso catturarli, quindi ci farò. Oh cazzo, si è bloccato. Quindi sicuramente farò. E basta, gioco di merda, che cazzo devi caricare? Quindi sicuramente dicevo, farò delle voliere molto belle. Allora, la nostra casa è qua. Quindi potremmo iniziare a magari chiuderci. Facciamo una casa di legno. Solamente per mettere delle casse. Quindi una merda, eh. Delle casse e magari il letto. Torce, perfetto. Poi, banchi di lavoro. Poi, casse fuori dai coglioni. Ah, inoltre abbiamo questo baule qua che è molto fiero. Che mettiamo qua. Perfetto. Quindi così siamo a posto. Vediamo della roba da cuocere, quindi mettiamo pure la fornace qua. Sì, direi che va bene. In realtà, non so per che cazzo, per quale motivo senta proprio l'ugola schiacciarsi. Non mi era mai successo. Allora, lo facciamo qui, poi ne aggiungeremo altre sicuramente. Mettiamo. Ah, qui bello che posso tenere la roba qua. Quindi prendiamo. Faccio cazzate. Pezzi di carbone. Così non sprechiamo nulla. E poi con questo ferro direi che ci facciamo. Allora con la pietra ci facciamo altre asce. Quindi facciamo così. Perfetto. Piccone di riserva e asce. Ancora una. Poi ci serve del cibo. Prendiamo questo e mettiamo a cuocere ulteriormente. Quindi facciamo così. Io direi che possiamo fare così, fare un'altra fornace. Perfetto. E stiamo cominciando a fare progressi, ragazzi. Buono. Quindi, mettiamo altra a cuocere. Facciamo un letto così possiamo dormire. Faccio cazzate. Ed ecco qua. Diamo del colorante? Non lo vedo, penso di no. Carbone? Non è un colorante. Vabbè, il letto ce l'abbiamo. Quindi lo piazziamo qua. Buonanotte. Penso che mi compenetrerò nel banco da lavoro in realtà. Ah no, invece no, perfetto. Mangiamo, vi ricordo che siamo in difficoltà difficile. Cazzo, siamo in difficoltà difficile. Allora, vediamo qua come si vede. Opzioni, difficoltà difficile. Quindi non stiamo mica scherzando qui. E basta. Vediamo se abbiamo la mod del. Ora non mi ricordo come si chiamano, però scrivo Wood che se c'è me lo dovrebbe trovare.
Non mi ricordo come si chiama il legno. Ah, trattato, immersive engineering. Sì, quindi andiamo alle casse del immersive engineering. Wooden barrel, wooden storage. Queste ci servono perché così possiamo portare un sacco di roba dietro. Allora, direi che per iniziare possiamo iniziare a prendere un sacco di legna. Quindi butteremo giù tutti gli alberi, cioè più alberi possibili. Qui facciamoci delle porte. Direi, dicevo, butteremo giù più alberi possibile. Perché ci serve molto legno per fare la nostra casa. Vi ricordo che non abbiamo la mod della project, quindi non possiamo duplicare gli oggetti, ma dovremmo procurarceli da soli. Quindi buttiamo giù più alberi possibile. Tanto con questa mod è molto più facile. E fin qui nessun problema. Il problema sarà con raccogliere il pietrisco che ci serve, perché la maggior parte della casa sarà fatta di pietrisco. Probabilmente legno ci serve per costruire, ci serve per fare il carbone, praticamente bruciando le assi. Visto che probabilmente la maggior parte del combustibile che andiamo a utilizzare verrà dalla legna e non dal carbone che troviamo in miniera. Dal vero e proprio carbon fossile. Quest'ascia è una bestia, eh. Maialino. Non c'è più. Non trovo. Dove cazzo è? Eccolo qua. Vediamo un po' quante ne abbiamo. No, abbiamo poca, pensavo di averne di più. Quindi continuiamo così. In questo episodio voglio anche iniziare ad andare in miniera, perché ci serve. Qui stiamo prendendo un bel po' di mele. E non solo, abbiamo anche altra frutta. Queste sono uova. Uova strane, sì, perché stiamo rompendo anche i nidi. Mangiamo. Ah, questo è finto. Sono gli alberi finti, mi dimentico. Madonna. Silver wood, legno d'argento. È la Tamcraft. Perfetto, continuiamo. Questo sono sicuro che non sia un suono di Minecraft, ma sono sicuro che sia un mostro. Ah, ma c'è una fornace qua. Grazie. Mia. Poi è rimasta un po' di roba in cielo qua che vorrei togliere perché fa schifo. Belli i suoni dell'acqua, non mi ricordo se ci fossero, cioè ci sono da sempre, quando cadono gli oggetti. Però sicuramente è una cosa di cui non ci ho fatto caso. Questi alberi li prendiamo così abbiamo un po' di colorante. Facciamo il letto giallo. In realtà vorrei fare rosso. Quindi dovremo trovare i fiori rossi. Perfetto, tra l'altro, ora qui c'è un altro albero finto, mi ero dimenticato che abbiamo la mod del Bonsai Pot, quindi ci basterà mettere poi una linea di produzione di questi Bonsai Pot con dentro l'albero di quercia o comunque della linea della quale abbiamo bisogno e ci produrrà legno da solo, mettendoci il compact drawer sotto, quindi non c'è problema assolutamente. Comunque un po' di legno di scorta ce lo prendiamo perché non ci fa male. E in più puliamo tutta la zona. Quindi forse avrebbe più senso farlo vicino qua. Così poi non andremo a farlo dopo. Allora, continuiamo di qua. Diamo un sacco di mele. Questa serie, ragazzi, promette benissimo. Per il mio. E c'è altro, c'è anche molto supporto da parte vostra. Quindi sono contento. Vuol dire che vi piace. Continuiamo. Perfetto. Non abbiamo più spazio?
Allora andiamo a depositare un po' l'inventario. Sì, abbiamo perso tutto il legno, comunque vabbè. Che cazzo. Comunque abbiamo un sacco, quindi non è una perdita. Cos'è quella scritta? Là? C'è un'altra. Ah, c'è qualcuno che sta prendendo dei danni assurdi. È un mostro. Per quelli che hanno la scritta così vuol dire che sono dei tipo boss. Qualcosa lì. Tra l'altro ci sono dei polipi, anzi dei calamari che stanno. Puttana, mi cago sotto questi con questi. Sono dei calamari che stanno morendo nel petrolio. Sei tu che fai casino? Sono un sacco di. Che palle se alberi falsi. Ci sono un sacco, dicevo, di fiori gialli. Eccolo qua, quelli rossi. Papaveri sono, no? Così, vediamo anche colorante rosso. Colorante lilla. Bello, bello. Porto ma spassione colori. Altri alberi finti, vai. La sagra della presa per il culo. Mi si è rotta, lascia. Questo non si rompe per qualche strano motivo. Va bene. Continuiamo qua. C'è un sacco di mele. C'è alberi che sono più propensi con le mele a far cadere mele, altri un po' meno. Poi alcune cose non me le raccoglie, boh, non so perché. Cosa? Minchia, è buggatissimo sto petrolio, madonna, è una densità assurda. Mangiamo. L'altra roba buggata. Stiamo disboscando un casino. Siamo dei mostri. Io vorrei proprio dargli fuoco a tutti questi alberi di merda che non vogliono cadere. Perfetto. Sposchiamo un po' qui centralmente. Boh, comunque questa casa mi piace, dai, questa zona, anzi. È bella, perché poi possiamo plagiarla. Trasformarla un po' come vogliamo. Quindi alla fine non. La vecchia zona forse era più bella. Però non la rimpiangiamo perché Minecraft funziona meglio. È più difficile la serie. Se non più mostri, abbiamo più roba da fare. Quindi va tutto molto bene. Allora abbiamo preso abbastanza da legno. Secondo me, legno a sufficienza. Vediamo un po' come si fanno i bonsai pot. Così magari proviamo a fare. Altrimenti andiamo in miniera. Quindi mettiamo pure tutta questa roba qua. Perfetto, diamo 39 mele. Allora, bonsai pot, signori. Iniziamo un po' a costruire robe serie. Quindi bonsai. Hopping bonsai pot. Non, penso serva questo. Allora, semplicemente mattoni. Quindi la ghiaia ce l'abbiamo. So che ce l'abbiamo. Da qualche parte, ma so che ce l'abbiamo. Non la ghiaia, l'argilla. Eccola qua. E ora dovremo cuocerla. Cuociamo un po' e facciamo i mattoni. Potremmo raccoglierne altra se ce ne fosse. Non voglio rovinare. Cioè, ci siamo. Mettiamo. Non voglio rovinare il fondale qua. Quindi ci spostiamo magari qua. E vediamo se c'è della ghiaia. Dell'argilla. Dovrebbe esserci perché i fondali sono stati modificati. Sabbia, sale. Sale, sale, sale. Non c'è un cazzo. Va bene, torniamo a casa. Sta venendo notte così dormiamo. Volevi attaccarmi, bastardo? Torniamo pure a casa. Puttana, mi sono fatto male.
Ci avevo sperato. E comunque, quei mattoni, cioè la gira che abbiamo ci basta per fare abbastanza mattoni, quindi per adesso non c'è problema. Poi più avanti ovviamente ce ne serviranno di più. Maledizione. Dormiamo. Dovrebbe aver finito di cuocere, tra l'altro. Sono giusto 6. Facciamo altro carbone. Basta fare così, non so perché io mi ostini a non cambiare. 20-20. Metto a cuocere il resto, anzi, magari un pochino la lascio perché magari mi serve cruda. E facciamo sto bonsai pot. Anche se sono sicuro che mi serva la versione hopper, no? E per farlo mi serve un lingotto in più, cazzo. Di ferro. Ora vediamo un po' di fare il drawer. Basic drawer, 1x2. 2x2. Facciamo questo, allora servono 4 bauli, quindi prendiamo un po' del legno. Allora, 4 bauli. Perfetto. Sembra sia così. Ho sbagliato. Ah, è ai lati. Ah, me ne dà addirittura 4. Bene. Quindi potremmo tipo metterlo qua. E sopra ci va il bonsai pot. Mi sembra che ci vada della terra sopra. Ma non mi ricordo quale sia. Forse terra normale. Non mi ricordo, eh. La mod è... Bonsai tree. E perché cazzo non mi... Vediamo se ci fa la terra normale. Prendiamo un alberello. Non abbiamo terra. Però mi pare ci voglia terra di... particolare. Ora non ricordo, però... Lo scopriremo. Infatti serve della terra diversa. Che cazzo? Probabilmente... Mi serve della terra che non mi ricordo ora come si chiami. Non penso sia la terra brulla. Devo cercarla. Allora, in realtà fa vedere che questo, cioè, lo crea con della terra, però ora non posso più farlo perché mi serve. Vediamo se funziona, eh. No, semplicemente non va così. Allora, devo metterci della terra dentro, ragazzi, ma non so come cazzo si fa. Ah, put some soil. È quello forse che serve. È questo? O forse... Vediamo un po'. Magari lo spazio non è sufficiente. Vediamo un attimo. Facciamo così. Ah. Così? Ah, funziona, perfetto, è così che funziona allora. Bello. Vediamo un po' se va, però non penso che va perché ci vuole quella che convoglia il materiale all'interno della casa, quindi la versione con l'hopper.
quel convogliatore. Però già così dovrebbe andare. E così sta fermo, vedete. Se faccio così dovrebbe. Ma rimane fermo così semplicemente. Vabbè, comunque poi un giorno metteremo la versione con l'hopper. Quindi adesso andiamo in miniera magari. Questa roba non serve più. E spostiamoci. E troviamo un punto dove scavare. Vero, poi sabbia io la raccolgo. Potrebbe servirmi per fare del vetro. Perfetto. Cos'è? A marmo? Allora, troviamo un punto dove scavare. Mangiamo. E troviamo un punto dove scavare. Magari troviamo già una specie di miniera già fatta. Boh. Sto cercando. Perché mi pare di aver visto qualcosa, però magari mi sbaglio, eh. Forse ho visto questo. Argilla. Si stanno prendendo la spada di ferro. Stiamo combattendo un sacco in questa serie. Vabbè, direi che possiamo iniziare a scavare da qua. Non così, ma così. Quello qui possiamo pure segnare. La nostra. Sbagliato. Miniera. Come lo facciamo? Giallo. C'è qualcos'altro giallo in realtà. Tesoro, vabbè. Poi tanto lo andremo a cancellare. Quindi scaviamo un po'. E qui inizia la nostra miniera. Granito. Andiamo al marmo. Ferro. Molto bene, noi intanto continuiamo a scavare giù. Solo uno. Un pezzo solitario di ferro. Devo andare qua sopra. Voglio scavo tutto. Il carbone che abbiamo qua. Perfetto. Altro ferro. Molto bene. Prendiamo anche un po' di pietisco perché ci servirà. E ovviamente in questo pacchetto, quella Tiny Expansion, cosa del genere si chiama, abbiamo anche. Perché mi ha? Stagno e cambia colore. Guardate, ma che cazzo. Abbiamo anche la possibilità di creare un generatore di pietrisco. Lo andremo a fare ovviamente. Sta venendo notte. Direi che ci torneremo più tardi. Era un po' di ferro l'abbiamo preso, così potremo fare sicuramente qualche piccola miglioria. No, non sta venendo notte, è semplicemente buggato. Una cosa che dobbiamo fare è mettere delle torce, quindi continuiamo a scavare. C'è davvero un sacco di carbone qua. Molto buono. Anche se in realtà potremmo non scavarlo il carbone, perché ormai diamo. Stiamo per avere anzi il legno infinito, quindi ci basta semplicemente cuocere e mettere delle automazioni per cuocere il legno usando altro legno. Non ce lo vieta, nessuno ce lo vieta per fare carbone.
Sentito rumori strani. Quindi boh, basta, direi che per adesso va bene così. E continuiamo a scavare da qua? No, io direi di no. Quindi andiamo al pietrisco e chiudiamo. Dove siamo? Si scende qua. Quindi continuiamo di qui. E adesso scendiamo. Dovremo scendere, poi scenderemo anche verso, cioè fino a livello 0, perché per andare avanti sulla versione 1.12 con la Lenderio bisogna raggiungere per forza la roccia madre. Si è rotto il piccone, mi sono anche spaventato. Come vi ho detto, non andremo più a scavare. Ah sì, trasforma tutti i materiali in un unico solo materiale. Non andremo più a scavare, dicevo, il carbone, quindi non vi innescate se non lo so, se non lo raccolgo, perché ve l'ho spiegato, perché non lo faccio. Ora è diventata notte davvero. Quindi torniamo a casa. E possiamo concludere l'episodio. Nel prossimo episodio mettiamo a posto il bonsai pot. Con la nostra casetta. Ecco i nostri. Che cazzo? Ah, pensavo fosse un mostro. Ecco qua. I nostri nemici che andremo a conquistare molto presto. E qui è vuoto ovviamente perché bisogna ancora impostare la versione pot. Quindi mettiamo via questa roba. E possiamo iniziare a cuocere qualcosa. Quindi, qui direi che possiamo fare un altro po' di questi, dividerli. Così, così. Qui facciamo così, qui facciamo così. E poi qui metteremo l'altro stagno. E il carbone possiamo metterlo qua. Perfetto, quindi ragazzi, per questo episodio ci vediamo al prossimo video. Ricordate di iscrivervi al canale, se iscrivete e lasciare un mi piace, ovviamente se la serie vi piace. Ci vediamo al prossimo episodio e ciao.